Siamo a Napoli, piazza Trieste Trento, siamo davanti allo storico teatro di San Carlo. Inizia da qui il nostro giro, la nostra inchiesta per capire quali sono i risvolti sulle attività commerciali ma anche sulla vita sociale di cittadini. Presto ci porteremo verso Napoli centro, quindi via Firenze, poi faremo via del Duomo, torneremo qua e vi racconteremo alla fine di questo giro quello che sta succedendo e qual è il quadro reale della situazione a Napoli. Seguite il servizio. Siamo qui di fronte al teatro di San Carlo, davanti alla galleria, quindi la parte più storica della città di Napoli. Siamo con i nostri amici tassisti che seguiamo da sempre, un'altra delle categorie fortemente colpita da questo lockdown, ma soprattutto da questo virus visibile ed invisibile. Vabbè, certamente siamo tutti quanti colpiti, noi in primis perché facciamo un servizio pubblico e come si vede le strade vuote, ristoranti vuoti, bar vuoti, cioè siamo qua a prendere aria come abbiamo fatto durante il lockdown. Garantiamo il servizio ma come si vede siamo completamente fermi. Facciamo una corsa mediamente al giorno, 6 euro, 7 euro, chi è fortunato ne fa 2. Oltre questo siamo fermi. Quanto tempo potete andare avanti così? Ma penso che siamo arrivati già a raschiare il barile. Ormai chiediamo un forte intervento ma di aiuto, ma anche a ridurre il servizio, perché è inutile. Noi siamo già col sottogruppo, cioè che siamo la metà delle auto e lavoriamo un giorno sì e un giorno no senza incassare nulla. Quindi con il coprifuoco, che è una parola a me veramente avulsa e strana, il coprifuoco si usa in guerra, noi non siamo in guerra, però loro fanno la guerra tutti i giorni per portare avanti le famiglie e per portare, come si dice a Napoli, il piatto a tavola, togliendo i turni di notte, ed è veramente drammatica la loro situazione. È una cosa molto seria, perché non si riesce. La famiglia non si porta avanti. Non si riesce proprio. Cioè siamo proprio a barre. Per dignità, diciamo che noi facciamo un turno di lavoro dalle 8 alle 9 ore. 9 ore di lavoro. E tornare a casa con 13 euro di incasso, 8 euro di incasso, voglio dire. Cioè è vergognoso per qualsiasi persona, cioè voglio dire, non è che lo vogliamo guadagnare 100 euro, però a meno di fare 50, 60 euro di incasso, non parliamo di guadagno, ma portare a casa 12 euro, 13. Poi devi togliere la benzina, fare una pipì, dobbiamo andare a prenderci un caffè. Se stiamo turno diciamo turno lungo, noi lo chiamiamo 8:30-18, siamo costretti a farci un panino, ma non cioè, siamo ormai alla frutta. Sì. Questa è la situazione che si è creata grazie probabilmente all'imperizia di chi sta amministrando questa drammatica emergenza sanitaria. Siamo giunti in via del Duomo in questo momento, un tempo una delle strade principali per il commercio e le attività imprenditoriali della città. Oggi una strada desolata e desolante, saracinesche chiuse, effetto Covid, effetto lockdown. Come dicevamo prima, via del Duomo, un tempo strada principale, cuore pulsante del commercio napoletano, oggi ridotta a un deserto vero e proprio. Da quanto tempo non passa gente o non si fa una vendita come un tempo? Oramai da febbraio che siamo completamente fermi e la città si è desertificata. La gente oramai ha paura di scendere e di venire. Abbiamo finalmente trovato una rivendita del famosissimo latte al plutonio. È rimasta qualche busta? Niente, tutto finito il latte al plutonio. Barruba. Barruba. Ciao, grazie, buona giornata. Gli imprenditori ce la mettono tutta, offerte, super offerte, occhiali addirittura anche a 10, a 15 euro, voglio dire, ci provano, però la situazione qual è? Sono andati via i turisti e niente, è drammatica, tutti in casa e quindi abbiamo un 70% in meno rispetto all'anno scorso sul fatturato, è bella che dura. I negozi sono grandi anche in questo caso, quindi hanno bisogno di personale e noi ci troviamo da soli a fronteggiare un pochettino tutto questo. Questa pandemia e questa crisi economica è difficile, se ci danno una mano è meglio.
ai cittadini e ai commercianti serviva sostegno, intanto per arrangiare, come si dice nel gergo partenopeo, il Presidente del Consiglio ci ha dato i monopattini, quindi non possono neanche pedalare, devono addirittura spingere per andare avanti. Il Covid c'è e uccide le persone, ma uccide anche il commercio, le attività imprenditoriali e uccide anche le banche. Ci troviamo in questo momento in via Firenze, stiamo facendo un giro della città qui a Napoli per verificare come lo stato dell'arte in questa fase drammatica che sta attraversando il paese, ma soprattutto la regione e la città di Napoli. E niente, noi stiamo continuando questo nostro giro, quindi da via Firenze, via del Duomo, adesso ci troviamo nella centralissima via Santa Brigida in compagnia di Enzo, famoso ristoratore del posto. Enzo, come sta la situazione in questa fase? E in questa fase è tragica per tutti noi, non solo per me. Purtroppo abbiamo avuto un calo del 70-80% minimo. Quindi possiamo dire che il virus uccide prevalentemente il commercio? Esattamente. Più il commercio che a noi, secondo me, e in questo modo qua fa morire anche a noi. Quanti dipendenti avete? Noi abbiamo 8 dipendenti e 4 noi della famiglia, siamo in 12 e oggi fanno a turno i ragazzi, uno fa 3 giorni in una settimana, l'altro fa 3 giorni, gli altri tutti in cassa integrale. Il lockdown è una scelta dal nostro punto di vista non equa, si poteva fare perché è un virus che colpisce a fasce orarie, quindi è indispensabile rivedere questa scelta, questa decisione del governo. Esattamente, perché noi il lockdown lo facciamo stando aperti direttamente, perché qua nel locale come il mio, tanti locali non viene nessuno, non ce la facciamo proprio con le spese, niente. Un virus, come dicevamo, che colpisce prevalentemente gli anziani, distrugge praticamente aziende di oltre 150 anni di età. Noi avremo il piacere probabilmente di sentire Antonio Sergio, proprietario, e lo avremo ai nostri microfoni. Eccolo qua, buongiorno Antonio, buongiorno. Dicevamo, un virus assassino che uccide prevalentemente gli anziani, un'azienda di 150 anni è anziana, quindi colpita. In quest'ottica ci siamo proprio a fagiolo. Quindi al di là di questa battuta, oggi è una bella giornata, c'è un po' di movimento, forse stato diversamente. Un po' più rilassata dell'autunno. Sì, 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 però per quanto riguarda il Gambrinus non ci sono i numeri, perché il Gambrinus ha 45 persone a lavorare, molto grande, quindi c'è un dispendio di energia notevole rispetto a altri locali più piccolini. E poi quando si viene al Gambrinus si vuole essere serviti al massimo delle possibilità. La gente non si cura se c'è il virus, se c'è poco personale, no, una volta che viene qua vuole essere servito e basta. Però è un virus strano che colpisce a fasce orarie, vuole colpire le persone o le aziende, è questo che ci risulta strano. Bisogna chiudere, abbiamo visto che l'unico rimedio è chiudere, tutti questi palliativi, la fascia oraria, la gialla, il rosso, il verde, non servono a niente, c'è solo un antidoto, chiudere, stare tutti fermi e così secondo me si risolve, perché già ci siamo riusciti l'altra volta, noi col primo lockdown ne siamo usciti alla grande, solo che dopo ci siamo sfrenati e siamo ripiombiati un'altra volta nella sera. Che noi, mi ricordo quando noi aprimo a maggio, fine maggio, e piano piano siamo ritornati quasi alla normalità. Poi c'è stato giugno, luglio, agosto. Sono anche i numeri gonfiati? Per quanto riguarda i malati, sì, penso proprio perché di sì. Il 96% sì. Noi giriamo negli ospedali, sono asintomatici, quindi che una volta venivano chiamati portatori sani, che non fa paura alla gente, il portatore sano fa paura all'asintomatico. Un'altra cosa forse che non si considera, che noi città di mare, noi nel Mediterraneo forse abbiamo un quid in più rispetto agli altri. È una valutazione che secondo me non si vuole fare, ma se la studiassero ne trarrebbero utili delucidazioni. Io penso, perché qua vedo tanta gente, sì, sintomi, si parla, ma dove stanno questi malati? Io non lo sento dire, però è un allarmismo secondo me che va oltre misura. Quindi dobbiamo solo sperare negli aiuti?
No, dobbiamo sperare che se ne vada questo Covid, gli aiuti non ci servono. I miei collaboratori devono pigliare ancora la cassa integrazione di 6-7 mesi fa, per cui. Antonio, grande professionista e grandissimo imprenditore della città di Napoli, che tutti quanti stimiamo e ammiriamo, purtroppo, tristamente, sta davanti al suo locale chiuso. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, buona giornata. We'll be right back.